Buongiorno da Scommesse Matematiche da Max Matt, Rieccoci qua per il video della metà settimana, um, bel, bel video realisticamente, eh, ho cercato di fare qualcosa con la matematica che normalmente non si usa, infatti potete già leggere che il metodo è il metodo delle tre singole inversamente proporzionali e bilanciate, ho detto, mamma mia. Max Matt che cavolo ha scritto, ok? Uh, vi spiego subito: uh, ho cercato di creare un bilanciamento tra tre differenti giocate di tre match diversi in modo tale che uh, nel caso che una vada male, l'altra tende ovviamente a, a, a fare un recupero. Noterete fin da subito che sono tre match: come vi ho detto, match 1, match 2, match 3. Sul primo match lavoreremo su un coefficiente di almeno 3.0, attenzione, non deve essere inferiore. I coefficienti che ci sono qua sono dei vademecum, quindi uh, un match di 3.0 che potrebbe essere una partita che finisce in pareggio. No? Un match sul 2.0, una squadra che vince in casa pagata 2 o 2,10, 2,15, ok? Ovvero, quel coefficiente non deve essere inferiore, ma può essere chiaramente leggermente superiore. Eh, ben venga e il coefficiente più, più simple, più, più abbordabile in questo caso, che è quello dell'1.5. Benissimo, ora, queste sono tre partite quindi distinte, va bene? Eh, L'obiettivo qual è fondamentalmente? All'aumentare della difficoltà del coefficiente, l'investimento si abbassa. Uh, al diminuire chiaramente il, il valore del coefficiente, quindi alla semplicità di chiusura nel medio e breve periodo, uh, l'investimento si alza. Quindi si crea praticamente un bilanciamento. Quindi cioè, è inversamente proporzionale al fatto che all'aumentare del coefficiente l'investimento scende, al diminuire del coefficiente l'investimento sale. Va bene? E questo sul match 2 sarà tra virgolette l'evento le, equilibrato eh, sapete bene che le celle in giallo ovviamente corrispondono a quelle aree eseguibili da voi va bene? Eh, noterete che ho aggiunto anche un pulsante reset in questo caso eh, ogni volta che terminate una procedura nel bene o nel male, potete cliccare questo pulsante, automaticamente qui salzerà tutto. Abbiamo un memo e vedremo adesso il perché. Abbiamo un pregresso e vedremo adesso il perché. Allora, facciamo un esempio: eh, mettiamo, ah, ragazzi, vedetevi tutto il video perché a un certo punto, a parte che vi spiegherò dei trucchetti. Eh, vi spiego anche eh, come muovermi al fine di attivare la macro, nel senso che molto spesso succede che vi uh, invio il file c'è una macro ovvero un comando particolare e a voi appare la scritta eh, è impossibile attivare la macro non hai eh, le impostazioni idonee e quindi poi ti apre sì il file ma non hai il pulsante reset attivato poi vi spiego anche come si fa per chi ha LibreOffice ma anche per l'Excel è estremamente simile penso che sia importante chiaramente uh, detto ciò uh, vi spiego subito qui c'è la, la, la famosa finestrella che si apre eh, partiamo con un investimento basso perché poi non è basso, lo vedrete. Eh, anche se i rischi qui sono veramente limitati. Molte volte mi chiedete: eh, trovaci il giusto ammortizzatore! Ecco ce l'avete, la eh, investiamo un investimento base di 2 euro e lui subito ci dice sul match 3. Punto zero, in questo caso col coefficiente 3.0 effettivamente investite 2 euro. Sul coefficiente col match a 2.0 investite 3 euro e con il coefficiente quello più abbordabile. L'1.5, investite 4 euro. Quindi lui già fa le proporzioni, chiaramente. Andiamo a cercare i reali coefficienti, ok? Eh, noi sappiamo che questi sono i coefficienti minimi su cui interagire. Va bene? Poi dobbiamo trovare quello quello reale. Eh, già ovviamente nel momento in cui noi eh, apriamo la casella investimento, lui già ci dice che nel momento che giochiamo, partiamo dal presupposto che staremo a meno 9 euro, giustamente, cioè 2 euro più 3 euro più 4 euro, normalissimo, no? Ok, troviamo tre partite, una partita che è pagata a 3.20, facciamo un esempio, una partita che è pagata a 2, l'abbiamo trovata, una partita che è pagata a 1.65, va bene? Ok, questi sono i coefficienti, lui sta fermo, attende, che cosa attendiamo? Il risultato, lui già ci dice chiaramente il teorico esito, esito lordo, nel senso che ci dice nel caso che prendi il match 1 avrai un introito di 6,40 lord, match 2 6 euro e match 3 6,60, non ha fatto altro che fare il moltiplicatore, in questo caso dell'investimento del coefficiente aggiornato che avete inserito ok eh, però al momento non sappiamo come è finita la, 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 la situazione abbiamo soltanto fatto le nostre puntate quindi lui ci dice ok comunque al momento stai a meno 9 euro questo è poco ma sicuro nel caso in cui le cose siano andate bene su un match su due match o tutti e tre match noi qui nell'esito investimento cosa dobbiamo inserire fondamentalmente dobbiamo eh, avvallare eh, quello che è stato il nostro investimento nel senso che il match 1 era Lazio Roma eh, era pagata a tre il pareggio, è uscito, era pagata a 3,20. Scusate, è uscito il pareggio. Voi a questo punto nell'investimento dovrete inserire effettivamente la somma investita, cioè andate a confermare che le cose sono andate bene, ok? Quindi noi mettiamo le 2 euro nel senso, confermiamo che l'abbiamo presa, facciamo finta come al solito all'inizio che l'abbiamo abbiamo prese tutte per farvi capire il meccanismo. Poi andiamo invece nelle situazioni eh, meno comode, ok? Qui eh, ovviamente confermiamo che avevamo investito 3 euro e l'abbiamo presa e qui 4 euro e l'abbiamo presa. Ecco, lui ci dice automaticamente che eh, avendo preso in questo caso tutti e tre i match abbiamo ottenuto un utile netto di 10 euro. Quindi lui ha già tolto eh, chiaramente eh, l'investimento delle 9 euro, sarebbe stato un 19 euro lordo di incasso. Fare altro che moltiplicare poi questo, più questo, più questo, effettivamente usciva 19. Ma lui dice giustamente che quello che ci interessa dice: Ok, eh, la stringa è terminata, puoi ricominciare da capo con una nuova avventura perché hai creato un utile di 10 euro. Mettiamo che. Un esempio, eh, questa non l'avessimo presa, la, il match 1, quello un po' più complicato oggettivamente. Eh, in questo caso non possiamo scrivere 2 euro perché qui il 2 euro ha il significato di confermare positivamente l'investimento. In questo caso metteremo 0 perché in realtà non abbiamo eh, purtroppo, tra virgolette, azzeccato l'evento che avevamo eh, giocato, va bene? Su cui avevamo investito. Io metto uno 0. Eh, chiaramente lui mi dice: Guarda, comunque hai creato lo stesso un attivo perché prendendo quella del 2.0 e le match a 1.5. Quello che hai preso come esito lordo teorico, che è confermato, prevede un utile netto. Tolte tutte quante le quote di investimento sui tre match, prevede un utile di 3,60 euro. Hai guadagnato 3,60 euro. Ricominci da capo. Nel ricominciare da capo, cosa fai? Eh, così lo sapete subito azzerate intanto l'investimento ok? azzeriamo l'investimento andiamo sul pulsante reset lo clicchiamo e lui ovviamente vi riazzera tutti i coefficienti quindi potete tranquillamente ricominciare eh, una nuova avventura adesso facciamo invece il caso in cui le cose non sono andate uh, a favore va bene? allora rimettiamo le nostre 2 euro di investimento lui ci dice che partiamo ovviamente con un'uscita di 9 euro eh, perché ricordatevi che il match 2 e il match 3 li calcola lui in automatico facciamo un esempio se avessi messo 8 euro vedete lui mi dice di investire 8 euro sul match 1 12 sul match 2 e 16 sul match 3 ma noi teniamoci quei piedi per terra ok col minimo sindacale per intenderci sapete che io amo più lavorare in queste forme anche perché poi gli utili comunque eh, arrivano non è che non arrivino ok allora troviamo una partita pagata a 3 Un'altra 2.25 e una partita pagata a 1.6, va bene? Abbiamo quindi ottemperato uh, i parametri richiesti minimali, giusto? 2, 2,25, 1,5, 1,60, 3 e 3, quindi ci sono i riferimenti per cui il software non crei ehm, dei gap negli eventi successivi. In questo caso partiamo dal presupposto che non abbiamo eh, purtroppo avuto la fortuna di, di prendere il 3,0, il match 1 e neanche il match 2. Facciamo finta che abbiamo reso soltanto il match 3, quindi qui andiamo a confermare chiaramente le nostre 4 euro. Le confermiamo. Oh, lui cosa ci dice? Ci dice guarda. Con la vincita del terzo match, hai quasi annullato eh, tutto il debito di tutto l'investimento. Però purtroppo sappi che, caro Max, hai ancora un deficit di 2,60 okay? Noi andiamo sul nostro memo, eh, che adesso può sembrare quasi inutile, ma se vai a 3-4 step diventa fondamentale. Noi metteremo che abbiamo un gap di 2,60 euro. Okay? Ce lo segniamo qua, nulla di più. Che facciamo? Ricordatevi che noi abbiamo adesso un gap di 2,60 L'investimento lo riportiamo a zero. Facciamo un resetto, ci annulla tutto e qui andiamo a scrivere nella nuova giocata che andiamo a fare il memo, va bene? Quindi metteremo meno 2,60 Lui già ci dice che abbiamo un, un deficit di 2,60 lo storico, va bene? Ripostiamo le stesse somme, attenzione, non scordatevi. Che, eh, automaticamente bisogna aumentare gli investimenti. No, 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 il progetto e l'ammortizzatore proprio su questa base, non, non andiamo a dilungarci né tantomeno a sporare con somme imponenti. Ok, ora cosa ci dice? Giustamente ci dice, guarda, adesso che giocherai per nuovi match, il tuo debito salirà a 11,60, le 9 euro che andiamo adesso a reinvestire più le 2,60 euro, del pregresso, cioè dello step 1, di quando le cose non ci hanno creato un utile, va bene? Troviamo tre match, facciamo un esempio, troviamo un match a 3 a 3, va bene, un match a 2 e un match a 1 e 55. Va bene? Ok, facciamo un po' più bassi. Mettiamo che escano tutti e tre. Vediamo le varie ipotesi. Vi serve questo per capire come muovervi. Fra un po' capirete pure per quale motivo uh, abbiamo bisogno di questa uh, procedura. Va bene? È importantissimo. Mettiamo che le cose sono andate bene, andiamo a confermare quindi gli investimenti giocati e lui ci dice guarda hai preso tutto quanto e adesso hai un netto di 6,60 euro. Questo 6,60 euro in realtà da cosa nasce? Sì, dall'utile di tutti e tre le giocate alle quali poi vengono chiaramente tolte le fasi di investimento e alle quali sono state però anche tolte in questo caso i pregressi. Quindi, questo è un netto vero: avete recuperato il pregresso, avete coperto gli investimenti e si è creato un utile di 6,60 euro. Semplice, no? Adesso vediamo un po' più complicato. Mettiamo che eh, non abbiamo preso né questa né questa. Quindi, noi che facciamo? Mettiamo un bello zero, mettiamo un bello 0 e lui ci dice: Guarda, che adesso il tuo gap è salito a 5,40 euro. Questo 5,40 non è che deve essere aggiunto a questo pregresso. Qui è già calcolato. Voi avete un totale adesso in uscita di perdita di 5,40. Va bene? Allora, cosa appare già? Noi fino adesso abbiamo comunque giocato 6 match. 3 sul primo step, che ci ha creato comunque non un utile, ma un piccolo gap. E 3 sul secondo step. Noterete che in questo caso abbiamo preso per due volte, ad esempio, il match 3, ma abbiamo fallito sia due volte il match 1 e tanto più il match 2. E comunque il nostro debito è estremamente limitato. Ora dobbiamo andare avanti perché non abbiamo avuto un attivo, finché abbiamo il meno eh, lo stiamo perdendo. Quindi, qui andremo a inserire il nostro nuovo debito nella memo, ovvero meno 5,40. Ci siamo. Noi sappiamo che finalmente eh, abbiamo terminato anche la seconda stringa, il secondo tentativo e questo è il nostro debito. Come vi ricordo sempre, andate qua sull'investimento di base, mettete uno zero, andate sul reset e lui vi ripulisce la schermata. Abbiamo tutto sotto occhio, sappiamo che dobbiamo fare una nuova giocata con un debito di 5,40. Il pregresso lo andiamo quindi ad aggiornare con 5,40 e lui giustamente ci dice guarda che è un debito di 5,40 non è che ci vuole un calcolatore rimettiamo nuovamente le nostre 2 euro perché adesso lo vedrete già stiamo al terzo tentativo troviamo tre uh, coefficienti adesso per comodità troviamo proprio tre coefficienti identici al minimo sindacale richiesto va bene le cose vanno bene 2 euro qua 3 euro qua e 4 qua quindi confermiamo che abbiamo preso tutti e tre i match ci dice guardate un po' mantenendo sempre la stessa Quantità di investimento, caro Max, hai incassato pulite 3,60 euro. Quindi, pulite perché abbiamo coperto nuovamente le 9 euro di investimento più i pregressi che si erano accumulati nei due step precedenti e si è creato un utile. Creandosi un utile, per noi la stringa è terminata e possiamo riniziare da capo in una nuova avventura semplice. Ora mettiamo che. E questo è importante. Le abbiamo sbagliate tutte e tre. Ok? Io metto a zero, metto 0, metto 0. Che ci dice lui? Guarda, caro Max, sei stato abbastanza sfigato, eh, però adesso stai fuori di 14,40 Benissimo. Io vado qua e scrivo meno 14,40. Ok? Uh, L'investimento qui lo riporto a zero, Resetto. E ricomincio. Noterete già che nel momento, ritroviamo ovviamente eh, le nostre due ero di partenza, uh, nel momento in cui adesso io vado a inserire i tre dati, mettiamo come al solito che abbiamo trovato i coefficienti paritetici al minimo previsto, uh, noterete già che qui eh, non avremo un utile, adesso vi faccio vedere perché, qui dobbiamo mettere ovviamente il nostro pergresso che è meno 14 e 40, e lui dici, ci dice, guarda, Momento che fai una nuova giocata da 9 euro, sappi che il tuo debito totale arriva a 23,40 perché alle 9 euro che stiamo investendo adesso dobbiamo giustamente caricarci tutto il pregresso in negativo. Ragionate subito a occhio: cosa vedete? Lui vi dice: Guarda, se tutto va bene, qui guadagnerai 6 euro lord qui ne guadagni 6 e qui ne guadagni 6. Quanti ne guadagni in totale? 18, ma il nostro debito quant'è? È, È 23,40. Quindi, anche se in questo caso, al quarto tentativo. Ecco perché dovete seguire tutto il video. Anche se le cose dovessero andare bene in questo caso, i nostri utili purtroppo non andrebbero a coprire tutti i debiti creati con il pregresso. Cosa si fa in questo caso? Si fa una rettifica, si va sull'investimento e dice: No, dobbiamo aumentare l'investimento base. Tutto qua. Ho. Oh, automaticamente lui ci dirà ok se l'investimento base di 4 euro eh, che viene deputato ovviamente al match 1 dovrei fare 6 euro sul secondo match e 8 euro sul terzo match va bene ci siamo no? mettiamo che le cose siano andate bene quindi in questo caso andiamo a confermare le puntate 4 euro 6 euro 8 euro vedrete che come al solito e non è un caso avremo lo stesso guadagnato sempre lo stesso importo come nel caso precedente se l'avessimo chiuso 3,60 In questo caso, lui ha coperto con queste tre l'investimento attuale, ha coperto tutto il progresso che si era trovato e siete andati inutili, e potete ricominciare ovviamente da capo. Eh, nel caso in cui ultima prova, ok, lo vediamo, questa fosse andata male. Ad esempio, mettiamo uno zero. Cosa accade? Lui ci dice: Guarda, ne ha preso soltanto due. La terza, la prima, il primo match, anzi, quello più complicato, non l'hai preso. E hai in questo caso. Una perdita attuale di tutto quello che è fatto fino adesso, di tutte le storie che ha giocato dei 4 step, ancora di 8 ore e 40. 8 ore e 40 noterete però non è 14 e 40. Quindi, cosa stiamo dimostrando? Ed è questo importante, prendendo comunque due giocate su 3 allo step 1, allo step 2, allo step 3, quello che volete voi, automaticamente, due giocate. Eh, vanno a coprire già di per sé tutti e tre gli investimenti. Ma il 33% del pregresso, più o meno, ok? Circa un terzo del pregresso, andiamo a curare, se non qualcosa di più. Cosa facciamo in questo caso? Noi sappiamo che il nostro nuovo pregresso eh, in negativo è di 8 e 40, e ce lo memorizzeremo qua, meno 8 e 40, va bene? Qui riportiamo tutto a zero, come sempre facciamo, resettiamo, Ora non dobbiamo più ritornare un'altra volta sull'ultimo investimento da 4 euro, assolutamente no. Questo giochino di ammortizzatore ci permette di ripuntare sulla base di 2 euro, perché il nostro debito è calato. Quindi facciamo 2, 3 e 4. Nel momento in cui noi andremo a inserire i nostri tre coefficienti che abbiamo trovato, e ribadisco per comodità adesso uso quelli di base, okay? cosa accade? Lui ci dice guarda che a fine di tutto avrai, ah qui aspettate dobbiamo aggiungere ovviamente anche qui le 8 e 40 di, 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 di pregresso di debito, guardate un po' cosa accade, lui dice esito lordo 666, 6, 6. in questo caso chiaramente perché abbiamo azzeccato proprio abbiamo trovato tre partite con i coefficienti basici avremo un utile ovviamente di 18 euro, già lo capiamo, no? Facciamo finta che le cose siano andate bene, 2, 3 e 4 e lui ci dice guarda che ha finito con l'utile utile di 60 centesimi, hai recuperato tutto. Oh, questo è un metodo che ammortizza tantissimo, ma mettiamo che questa non l'abbiamo presa, va bene? Quindi togliamo le nostre 3 euro di, vici, eh, di, di giocata, ok, ci dice guarda che adesso stai a un debito di 5,40, che comunque è la dimostrazione di prima, prendendone 2 su 3, il nostro debito tende ad abbassarsi, il nuovo debito sarà di 5,40, lo inseriamo qua. Resettiamo, mettiamo il debito di 5,40 e ovviamente quindi il nostro gap scende. Mettiamo che in questo caso ne avessimo sbagliate due, noterete che prendendone solo una, diciamo ad esempio la più semplice dell'1,5, il nostro debito da 8,40 passerà a 11,40. Dov'è la dimostrazione? C'è circa un aumento del 30% di debito prendendone una. C'è circa un utile a recupero del 30% prendendone due. Nel momento che ne prendiamo tre, automaticamente la nostra stringa terminerà sempre in attivo. Okay? Ecco come si ammortizza in modo intelligente un progetto matematico sulle scommesse in questo caso. Questa è la procedura. Eh, è tutto ottimizzato, ovviamente. Adesso ne facciamo un attimino un resetto totale, qui eh, portiamo a zero chiaramente. Eh, potete anche ovviamente fare i match che non debbano essere tre match in contemporaneo, chiaro possono essere differiti nel tempo, questo sì, cercate quelli più idonei, eh, come quelli che credete più idonei, perché poi insomma, sapete bene che nelle scommesse eh, l'idoneità di no, no, le, le certezze non esistono, ma esistono, come in questo caso, degli ottimi, eh, delle ottime tecniche matematiche al fine di non elargire somme elevate in attesa di trovare l'evento positivo che deve arrivare chiaramente che crei un utile molte volte abbiamo visto che basta prendere 2 su 3 e vai già inutile a volte recuperi a volte hai bisogno di prenderne 3 su 3 dipende dalle situazioni eh, detto ciò qui possiamo anche accelerare anche il nostro meno in questo caso ora due cose a breve vi spiego come eh, se qualcuno ha problemi eh, sul pulsante reset sulla macro come eh, funziona va bene detto ciò io sto file ve lo do gratis, eh, voi lo vedete così, eh, semplice, vi posso garantire che è una cosa è l'atto finale, no? Perché io voi volutamente creo le cose più semplici possibili, sia dal punto di vista estetico, tanto più dell'interazione, perché è giusto così, no? per facilitare anche a voi la, la vita. Ma per fare questo e per fare invece i calcoli per arrivare a quello che ho creato, sapete bene che, beh, insomma, che ci ho messo due ore. Se no, eh, sennò, eh, era una svolta nella, nella vita. Quindi io non, non vi chiedo niente. Quello che vi chiedo, tra virgolette, è se, se reputate anche questo lavoro eh, qualitativo, e io penso che questo sia veramente una figata, e eh, quello che fa comunque Max Matta con scommesse matematiche a prescindere utile, eh, significativo per voi. Ragazzi, qui c'è donazioni, usate la PayPal, usate un Bizum, usate un bonifico. È chiaro che io ho bisogno eh, del vostro supporto per portare avanti questi progetti, perché se no eh, io li devo mollare. Eh, che dobbiamo fare? Devo fare altre cose, cioè, comunque io sono padre di famiglia e la pagnotta la devo portare a casa, eh, quindi senza impegno, non c'è un obbligo di niente e io sto file ve lo do gratis, però in questo caso mettetevi tra virgolette una mano sulla coscienza e dire: cavolo, bel progetto, se lo reputate, beh, un bel progetto, insomma, è nata un'opzione, eh, fa sempre comodo, no? Fa molto comodo per eh, almeno recuperare il tempo e le fatiche, e il mal di testa de dedicatoci sopra. Eh, detto ciò, adesso vi faccio vedere una piccola cosa. Aspettate che devo, però, siccome abbasso un attimino così, ecco, ok, adesso lo vedete, no? Allora, cosa accadrà quando aprite il file? Molto probabilmente vi apparirà una schermatina che vi dirà: guarda, il file però non può essere aperto, o meglio, non avrà tutte le sue funzioni perché c'è una macro. Okay, molto probabilmente questo vuol dire che voi non avete nell'impostazione attivato l'attivazione la della macro. Che si fa in questo caso? Ve lo faccio vedere nel video, così lo fate uguale, Io parlo di LibreOffice in questo momento. Uso, sapete che uso il LibreOffice? Eh, ma mh, è molto simile anche farlo con l'Excel. Eh? Attenzione, andate sulla, sulla prima app uh, sul file e su opzioni e seguite la procedura. Ora, in questo caso, per chi utilizza il LibreOffice e se non ce l'avete scaricatelo perché è gratis, facciamo bene alla comunità di informatici. Andate su strumenti. Ok? Opzioni, eccolo qua. Andate su Opzioni. Quando vi si apre la pagina Opzioni, andate su Sicurezza. Va bene? Vi si apre questa pagina. C'è scritto LibreOffice. Sicuramente sarà così. Cliccate qui. e Andate su Sicurezza. Va bene? Su Sicurezza ci sarà scritto Sicurezza delle macro. Ci cliccate sopra. Portate la scelta della macro in questo caso in area basso. Va bene? Ora, eh, questo lo fate all'interno del file che vi si è aperto, dove vi dirà eh, può interagirci, ma il eh, reset non funziona. Allora a quel punto entrate nel file, fate strumenti, fate sicurezza opzioni, sicurezza, basso, poi andate su fonti attendibili, ok? E qui andate su aggiungi. Su aggiungi voi non dovrete fare altro che eh, mettere il percorso dove è stato salvato il file. L'avete la sul desktop all'interno della cartella. Uh, scommesse matematiche. Vedete una cartella? voi andrete su scommesse matematiche ci cliccate sopra e fate selezione cartella. A quel punto, lui ha riconosciuto che quella cartella è sempre attendibile e tutti i file che salvate là dentro con la macro automaticamente li, li apre. però per sicurezza abbassate in questo caso il livello di sicurezza della macro per poterla attivare. Poi, se un giorno arriva un file che non è di MaxMath chiaramente. E non ne siete sicuri, prima di aprirlo, andate su qualsiasi file, e fate la procedura inversa, andate su sicurezza macro, metti molto alta e automaticamente lui non ve la apre, o se ve la apre non ve la apre con tutte le opzioni. Però questo serve perché altrimenti non avete il pulsante reset. È vero che eh, non è che ci si ammazza a rimettere degli zeri, è molto basica la cosa, però. Comunque è sempre meglio utilizzarlo. Ora, ho detto tutto. Eh, spero che vi abbia fatto piacere, eh, come al solito, eh, la creazione di un nuovo progetto. Avete capito, immagino, perché viene definito un versamento proporzionale bilanciato. bilanciato. È talmente bilanciato che c'è poco da aggiungere. Perché se io inserisco eh, le somme richieste da lui e confermo i coefficienti di base, insomma, i più attenti l'avranno notato casualmente il lordo è identico che stai giocando con 3.0 che sta giocando con 2.0 che stai giocando con, con 1.5 quindi c'è un bilanciamento che questa è una garanzia importante chiaramente perché una tende a coprire in percentuale le altre 1 2 come avrete notato se il coefficiente è più alto l'investimento è più basso se il coefficiente è più basso l'investimento è più alto e questo rimane eh, bilanciato come merce 2 ecco perché si crea un ammortizzatore dove un match si concatena e supporta gli altri poi se vanno tutti e tre male non succede niente abbiamo visto che si può tranquillamente riprovare con lo stesso investimento per andare a recupero o tutt'al più eh, alzare il livello se verifichiamo che il pregresso che si è accumulato non può essere coperto dalla vincita di tutti e tre mi sembra che ho spiegato tutto aggiungo che oltre oh, eh, ai dati per poter aiutare eh, scommesse matematiche e Max MaxMath. C'è cioè anche iscriviti a Telegram. Alcuni non sono ancora iscritti. Tanti non sono iscritti. Eh, perché no? Questo è il canale dove io vi mando delle informazioni. Occasionalmente vi allego anche dei file da scaricare gratuiti. E questa è la chat dove la chat sta andando. Benissimo, devo dire la verità, eh, è apprezzabilissima, ci sono dei ragazzi che ormai creano una, tra di loro no? una coesione, dei punti di vista, addirittura postano delle, de, delle giocate, perché, per come, quindi se, ci, ci si creano anche dei consigli e non solo, sto notando che molto probabilmente si stanno creando inconsciamente, non se ne sono accorti, ma anche dei progetti che io poi chiamerò, singoli iscritti per dirgli se gradiscono a quattro mani e, e um, evolverli e crearci dei video quindi le cose vanno bene pubblicizzate il canale youtube chiaramente anche con gli amici la, perché ne abbiamo bisogno altra notizia bella eh, è che stiamo quasi arrivando ai 500 iscritti che, insomma in due mesi che ho ripreso il canale ci stiamo lavorando sopra non è male, non è male. Io vi ho detto tutto. Eh, riclicco il mio pulsante reset, oh, perfetto, azzeriamo tutto. Eh, e dopo ci dedico il mio tempo con il mio bankroll. Ragazzi, un forte abbraccio da scommesse matematiche e max. Map.